Benvenuti a una nuova puntata di Klaus Condicio su YouTube. Abbiamo un ospite che abbiamo inseguito per diverso tempo, anche se diciamo nel suo territorio ci eravamo già mossi tempo fa. È un volto conosciuto per chi segue YouTube, perché circolano molti suoi filmati di interviste, di interventi. Se non sbaglio, anche del convegno di Rimini ci sono un paio di sue interviste. E abbiamo qui un esponente di prim'ordine della massoneria italiana, gran consigliere del Grande Oriente d'Italia, che è l'associazione più importante, quella più significativa che della massoneria nel nostro paese. Il dottor Claudio Bonvecchio, buongiorno, grazie di essere venuto da noi, dottore. E vogliamo fare un discorso serio, però un po' popolare, un po' accessibile sulla vostra organizzazione. No, intanto complimenti per la trasparenza che state declinando coerentemente, che si può vedere su internet e che è prova del fatto che comunque volete andare controcorrente rispetto a quello che si pensava di voi, eccetera. Ecco, delle sue interviste, quella ovviamente anche del dottor Raffi, che possiamo dire gran maestro, avanti, il dato che mi ha colpito, grazie mille, delle interviste, qui siamo come da Anna la Rosa, beviamo il caffè. Grazie. Il primo dato che mi ha colpito e che riguarda il nostro target è l'aumento dei giovani bussanti, cioè di coloro che si propongono. Allora, che lei è un ordinario di filosofia, però automaticamente è uno che anche analizza quei fenomeni sociali, cioè se questi ragazzi, ragazzi maschi, perché le donne voi non le ammettete, no, altri gruppi sì, ma voi no, si propongono da voi, cosa c'è? C'è la crisi economica, crisi di identità, crisi... perché questi cosa cercano in voi? Rassicurazione, anche cultura, magari, perché comunque la massoneria è una cosa affascinante, una roba, cioè, colta. Cosa cercano? Io penso sostanzialmente che cerchino un senso. Noi viviamo, lo sappiamo tutti, in una società che è povera di valori, è una società in cui ci sono crisi di identità, è una società in cui l'economico non basta a sopportare altre mancanze. Diceva Fromm, essere o avere, la nostra è una società dell'avere, ma c'è qualcuno che cerca l'essere, qualcuno lo cerca nella religione, va benissimo, qualcun altro lo cerca in un ordine iniziatico come il nostro, in un ordine esoterico, e allora bussa alle porte della massoneria. Naturalmente viene accolto se ci sono le condizioni per accoglierlo e inizia il percorso. Ecco, però questa cosa diciamo dell'ingresso dei giovani colpisce, cioè, perché comunque siamo nell'era del Grande Fratello, siamo nell'era dell'Isola dei Famosi, lei avrà dei figli, dei nipoti, insomma delle persone che vivono anche, diciamo, la società della comunicazione di massa, ci entrerà qua e là a contatto anche lei, cioè a presente, non il momento che viviamo storico in Italia, non è molto illuminato, per usare un aggettivo, una metafora massonica. Non è illuminato, e se è illuminato, è illuminato nella maniera sbagliata, cioè illuminato dalle luci delle telecamere, del porno, del pseudo porno. Colpisce, cioè proprio, certo, che in quest'era del Grande Fratello spuntate voi. Però lei, appena entrata in questa stanza, che cosa ha fatto? Ha detto cerchiamo la luce, sì. E mi ha fatto la tapparella. Più luce, diceva Goethe, no? E ha subito alzata la tapparella. Ecco, ci sono persone nella nostra società che anche loro cercano la luce. E allora alzano la tapparella e magari trovano... I giovani? Giovani, perché devono per cercare la luce solo quelli di mezza età o quelli vecchi, oppure nessuno? Quindi vuol dire che questa, se uso i titoli, professore, mi perdoni, questo ipersecolarismo televisivo, chiamiamola così, non è che pigli poi proprio tutti? No, per fortuna, ci sono sempre delle nicchie di persone, tra virgolette, pensanti. Non che quegli altri non siano pensanti, ma quantomeno pensano in un altro modo. Allora c'è sempre qualcuno che ritiene di poter trovare delle strade magari difficili, sofisticate, diverse, alternative, e allora prende questa strada. E noi naturalmente gli accogliamo. Nord, centro, sud? Questo dappertutto. Spalmato su tutta l'Italia.
Senta, voi non avete ancora, non avete, essendo l'associazione più importante, quella più rilevante che ha fatto anche la storia d'Italia, che ha fatto l'Italia, possiamo anche dire, che ha fatto l'Italia, non avete le donne, altri sì. Scusi l'ignoranza, l'orientamento di Londra qual è? Loro le ammettono? No. Neanche loro. Ok. E perché voi vi allineate a Londra? No, noi ce ne allineiamo con la tradizione, molto più precisamente. Cioè, io credo che le donne abbiano naturalmente una loro tradizione iniziatica. Ci sono state nell'antichità delle società iniziatiche femminili e io ritengo che abbiano loro delle caratteristiche iniziatiche simili a quelle degli uomini, ma proprio per questo ritengono che abbiano una loro strada. E noi abbiamo una nostra strada, la diversità del genere non è solo funzionale a opporsi, ma è funzionale a fare tragitti paralleli, magari, ma diversi. Non pensate così di essere assimilati ai circoli inglesi, misogini, un club gay, insomma, Ma cioè, assolutamente io devo no. provocare, Sì, siamo, no, non è che non assolutamente si no. Ma offenda, no, non mi affido niente, cioè. parliamo di contenuti, non Sì, di persone. ma le persone possono pensare come vogliono. Non credo che si faccia paura a questo. Da secoli noi siamo bersagliati da tutti, si immagini se ci fa paura questi che danno giudizi di questo tipo che sarebbero assolutamente superficiali. Noi apprezziamo, stimiamo le donne, riteniamo che sia giusto che la società si apra a loro e riteniamo che sia giusto però che gli uomini facciano il loro percorso iniziatico, le donne il loro percorso iniziatico. Poi tranquillamente ci si possono scambiare esperienze, ci si possono scambiare opinioni, prospettive e anche progetti, ma ciascuno nella propria specificità iniziale. Ecco, in questa iniziazione maschile che nell'antica Grecia per esempio voleva dire qualcosa che lei sa benissimo, adesso senza voler Sì, rivangare, la c'è la pedofilia. pedofilia, la pederastia, questa iniziazione maschile esclusiva e alla fine. Cioè, forse voi ammettete che ci sono momenti in cui appunto le differenze di genere, l'ha già detto, devono essere rispettate anche dalle donne. Certamente, io penso che ciascuno di noi ha avuto degli amici maschi e delle amiche femmine ed è importante avere una, come dire, un'esperienza di amicizie maschili, allo stesso modo in cui le donne devono avere giustamente un'esperienza di amicizie femminili. Il considerare tutto una sorta di mescolanza indiscriminata, spesso per alcune cose sociali, è sicuramente utile e importante. Vale, certo. Per altre, secondo me, molto meno, soprattutto quando si tratta di un'esperienza iniziatica che, diciamo, che coinvolge direttamente anche le profondità dell'animo della persona. Il maschile non è femminile. Maschile non è femminile.